entriamo in maggiore dettaglio per capire appunto l'origine di questa azione frenante e in particolare la forza che agisce su questa spira, la forza frenante che è una forza magnetica. Infatti questo lato della spira che sta entrando nel campo B, cioè questo lato che si muove con velocità V, è percorso dalla corrente elettrica indotta che gira in senso orario e quindi subisce quella forza che noi chiamiamo di Faraday, cioè la forza che subiscono i fili percorsi dalla corrente elettrica quando si trovano in un campo B esterno. Quindi utilizziamo la seconda regola della mano destra, mettendo il pollice verso il basso lungo il filo percorso dalla corrente. B esce, questa è la visione dall'alto naturalmente, e allora il medio ci dà una forza magnetica a sinistra che quindi tira questo lato della spira verso sinistra, quindi frena. E siccome l'angolo tra il filo e il campo B è di 90 gradi, infatti il filo è rivolto in questo modo, si vede anche qua il filo e il campo B, c'è un angolo di 90 gradi, allora questa forza magnetica si può calcolare ILB. Ecco quindi spiegata l'origine della forza frenante, è una forza magnetica. Possiamo anche analizzare a livello microscopico quello che accade ai singoli portatori di carica, che immaginiamo essere cariche positive, per convenzione, come al solito. Quindi subiscono la forza di Lorentz, in quanto si muovono con una certa velocità v, la velocità con cui appunto si sposta la spira, perpendicolarmente al campo B. Questa è la forza di Lorentz, mettiamo allo stesso modo di prima le dita sulla velocità B, troviamo con il medio la forza di Lorentz che è rivolta verso il basso, quindi queste cariche immaginarie positive, facciamo finta che siano elettroni positivi, vengono spinti verso il basso, lungo questo lato della spira, con una forza magnetica di Lorentz che è QVB, ma che noi come al solito interpretiamo come una forza elettrica, QE, e quindi il campo elettrico per confronto è VB. Perciò è come se fosse nato, è nato all'interno di questa barretta, di questo lato della spira, un campo elettrico, elettromotore indotto e rivolto verso il basso e di intensità VB. È questo il campo elettromotore indotto che ha la circuitazione non nulla, cioè che ha una forza elettromotrice, o meglio, genera, è all'origine della forza elettromotrice. Possiamo calcolare questa FEM in due modi, o con praticamente con la definizione, quindi la circuitazione di questo campo elettromotore indotto, oppure con il secondo membro della seconda legge di Maxwell, quindi la derivata temporale del flusso magnetico. Anche queste sono cose che abbiamo già visto più volte nei video precedenti. Ricordiamo quindi brevemente come si fa il calcolo della circuitazione del campo elettrico. Devo percorrere il circuito, cioè la spira, nel verso che ho scelto come positivo per convenzione, quindi il verso antiorario. E devo percorrere tutta la lunghezza L, cioè la linea, il contorno della spira, L minuscolo. Ad ogni passettino che faccio, tutti i passettini di L, devo fare il prodotto del passettino con il campo elettrico che c'è in quel punto. Ma quando vado a fare la circuitazione su tre lati della spira, il campo elettrico non c'è e quindi la circuitazione si riduce soltanto a fare questo calcolo nel lato della spira dove è il campo elettrico, lato che dobbiamo percorrere verso l'alto seguendo il verso convenzionale positivo, quello antiorario. Ogni volta che faccio un passettino in alto incontro il campo elettrico al contrario e quindi il risultato sarà negativo, sarà il prodotto del campo elettrico per la lunghezza L maiuscolo che è 5 cm, che è la lunghezza di questo lato della spira. E siccome il campo elettrico vale VB, allora la forza elettromotrice vale meno VBL. Allo stesso risultato, cioè la FEM uguale meno VBL, si arrivava utilizzando il secondo membro della legge di Maxwell. C'è infatti da derivare il flusso magnetico. Il flusso magnetico è B per S, essendo il prodotto del campo B che attraversa la spira per S che non è proprio l'area della spira, ma è soltanto l'area della spira che è attraversata dalle linee del campo B. E quindi l'area S vale LL', dove L è sempre il lato della spira e L' è questo trattino
in modo tale che il prodotto L per L' ci dà l'area di questo rettangolino che in questo momento è attraversato dal campo B. Quindi quella frazione dell'area della spira, non tutta, soltanto questa frazione che è attraversata dal campo magnetico. Noi di questa area, di questo rettangolino, dobbiamo fare la derivata, che consiste nel derivare soltanto il trattino L'. Ma la derivata rispetto al tempo di L' è la rapidità con cui cambia questo L', quindi è la velocità con cui si muove la spira. E quindi otteniamo di nuovo meno BLV, lo stesso risultato di prima, quindi la FEM indotta nella spira è meno BLV. Giustamente un valore negativo perché noi sappiamo che la spira era orientata in senso antiorario, ma il campo elettrico, come abbiamo visto, spinge in senso orario, essendo rivolto in basso in questo lato della spira. Quindi è rivolto al contrario del verso convenzionale positivo, questo comporta una FEM negativa.